Nando Paone in questo film interpreta un ruolo per me molto significativo, perché è un padre ostinato a far tornare il proprio figlio nella terra appunto d'origine. Volevo chiedere se per lei questo ruolo può essere un esempio per tutti i padri che appunto hanno dei figli lontani e puntano a farli tornare nella propria terra. Senz'altro, io penso che lo sia, anche perché il film ha una duplice valenza. Il padre che io interpreto è un padre che alla fine, dispiace svelare un po' il finale, insomma, alla fine, aiutato dalla madre, dalla straordinaria Maya Sansa, capisce che è bene che questi ragazzi, che a questi ragazzi venga tolta l'ancora, cioè quando il pulcino ha imparato a volare bisogna col becco spingerlo fuori dal nido e insegnargli a volare, mentre tutti gli altri genitori consorziati in questa azione non demordono e si tengono stretti i loro figli che sono rientrati. Ma questo festival mi sembra avere tutte le caratteristiche di un vero festival di una grandissima importanza, non sta a me dirlo perché è la storia che ce lo insegna, ce lo fa vedere, ma a partire dalle straordinarie persone che lo dirigono, dal presidente, da Felice Valdadio e da tutti i suoi collaboratori, mi sembra che abbia veramente tutte le caratteristiche per essere annoverato tra i grandi festival internazionali. Io ho avuto il grande privilegio di essere al Festival di Cannes con il film di Matteo Garrone, Reality, che vinse il Grand Prix della giuria, e devo essere sincero, ho avvertito la stessa atmosfera, lo stesso profumo di grande vitalità, di grande interesse verso il cinema internazionale, quindi è veramente un riscontro assolutamente positivo.